Quando ha visitato per la prima volta la città di Akçakale, vicino al confine siriano, Hatice Okur è stata presa dallo sgomento vedendo in quale situazione si trovavano le madri e i bambini fuggiti dalla guerra in Siria. Ha deciso allora di fondare un'organizzazione che potesse aiutarli, la Dirruba Houses Aid Foundation, attraverso cui è riuscita ad ottenere questo vecchio ospedale che conta 60 camere in grado di ospitare più di un centinaio di persone. È qui che vedove e orfani trovano la forza per ricominciare. Questa donna è una profuga siriana arrivata in Turchia dopo aver perso il marito in un bombardamento, ha 4 bambini. Quando l'esercito governativo è entrato nei villaggi vicini a Idlib, sono iniziate le rappresaglie. Mio marito e mia figlia sono morti nel corso di un bombardamento. Ero con loro. Sono morti sotto i miei occhi. Questo mio figlio era nelle braccia del padre. Ho quindi deciso di venire qui in Turchia. I bambini ricevono una scolarizzazione di base, imparano a leggere e a scrivere, giocano, apprendono anche le basi della lingua turca. Se si racconta una storia e si pronuncia la parola papà, si mettono tutti a piangere. Così come quando un rumore sordo irrompe durante la lezione, prendono paura. Il confine è lì, di fronte a noi. Sentiamo spari di continuo. I bambini sono spaventatissimi, piangono. Sono situazioni difficili, spero che si possano fare dei progressi. Trovare i finanziamenti per il centro non è facile, ma Hatice Okur è ottimista e ha molti progetti. Abbiamo un asilo per i più piccoli. Pensiamo di aprire una scuola e vogliamo organizzare corsi per imparare un mestiere. Una volta che i bambini sono cresciuti, invitiamo le madri a trasferirsi in un vero appartamento per cercare di iniziare una nuova vita. Imparando il turco, queste donne saranno capaci di destreggiarsi meglio nella vita di tutti i giorni. Questo è il nostro obiettivo. Götürebilirler. Hedef bu. Vedove e orfani rappresentano una delle conseguenze peggiori della guerra civile in Siria. Alcune ONG cominciano ad affrontare solo adesso il problema. Bora Bayraktar, Euronews, Akçakale.